Benvenuti, bentornati e buon inizio anno a tutti. Sarà un anno non proprio come ce l'aspettiamo, secondo me. Non mi dite che sono pessimista, ma sono realista. Ma questo non vuol dire che dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo fare niente, anzi, cioè, quest'anno io di cose ne ho fatte e poi ve ne parlo, ma comunque buon anno e dobbiamo cercare di prendere tutto ciò che di buono ci riserverà quest'anno. Non mi va di fare queste cose strappalacrime, io vi dico soltanto che testa bassa, ognuno fa quello che deve fare, mi raccomando, a reinventarvi dove serve, a cercare di fare anche piccole cose in più che magari non avevate pensato di fare. Dovete fare, che ne so, un video reel e non avete mai avuto il tempo di farlo, bene, quest'anno avete il tempo di farlo, almeno in questo momento, in questo inizio anno, avete sicuramente il tempo di farlo, quindi mi raccomando. Oggi vi parlo di questo. Ma prima... Girano i video di Aldo Ricci. Silenzio, bisogna solo godere, eh? Arrivare a questo, vi faccio vedere come arriva il tutto. Arriva in questa scatola la parte proprio di fisicamente dello slider, non mi vado a fare l'unboxing, non me ne frega niente, e in quest'altra scatola invece l'Easy Lock, che è una piastra che adesso vedrete. Ok, quindi riprendiamo in mano lo strumento. Questo è ciò che arriva, anche se uso la scatola lo vedete meglio. Esatto. Ciò che arriva a casa è questo, ed è questo micro slider della Zeapon, vabbè, queste cose non sa mai come si devono pronunciare. Io ho scelto questa versione che secondo me è la più compatta e più giusta per quello che devo farci io. Quando l'azienda mi ha contattato, perché non mi nascondo che questo non l'ho comprato, ma l'azienda ha deciso di mandarmelo, sono sempre stato un amante dello slider, uso ancora oggi lo slider, ma si è perso un po' il vero scopo dello slider. Questo mi permette di fare cose davvero molto precise e di fare cose che altrimenti dovevo fare stando lì con la manina a fare destra e sinistra, ma adesso ci arriviamo. Slider motorizzato, ovviamente non potete utilizzarlo se volete usarlo solo senza il motore, perché ovviamente è bloccato. Il tutto è molto semplice. Questo è il corpo con la parte del motore dove si va a innestare la batteria. E qui sotto abbiamo quello che è la piastra a sgancio rapido e i piedini. Poi arriviamo al fatto dello sgancio rapido, ma intanto vi faccio vedere questo, che sono i piedini. Ovviamente sono regolabili in altezza. Vedete che qui potete, se va a fuoco, ecco, potete regolarli in altezza, così potete andare a crearvi il livello. Non c'è una bolla di livello. Non hanno previsto una bolla di livello, però vabbè, insomma, questo è poco male. Non è troppo pesante, adesso il peso esatto non lo so, però non è eccessivamente pesante. Ovviamente la parte più pesante è questa qui, però con il fatto che i piedini si possono regolare e andare a creare quello che è un baricentro più stabile, insomma, ci permette di utilizzarlo in diversi modi. Io ovviamente la parte dietro
tendo a dargli più forza nel punto dove so che c'è il motore. Prendiamo una delle nostre batterie, la andiamo a inserire, si accende subito il LED di stato da quest'altra parte e quando andate a premere qui vi dice che è tutto acceso. Sentite un leggero anche scattino all'interno del motore e vi faccio vedere, se vado in avanti lui andrà in avanti, ma per farvelo vedere meglio vi vado a montare una testa video. Questa è la Manfrotto, quella che esce con il B-Free, B-Free video, non quello foto. Ok, quindi quello che posso fare è questo, utilizzando i tasti ovviamente, ma interviene la nostra applicazione, perché la Zeapon Lab è un'applicazione che potete scaricare tranquillamente sia su Android, credo, sia su iOS. Lui lo riconosce immediatamente, vedete, l'ha subito riconosciuto, lo collego e questa è la schermata che andremo ad avere. Quindi da questo momento in poi io posso andargli a dire, questo per esempio è comodo durante un'intervista, questa per esempio è la camera, anzi vi dirò di più, perché le cose si fanno come si deve. Vado a metterci sopra anche una camera, stava giusto. Questa è la Z6 Mark II, perfetto. Quindi quello che farò in questo caso è andargli a dire di andare al punto... Ah, ovviamente come è stato con Edelkron, tra l'altro vado un attimo a sistemare meglio questa cosa qui, perché come avete visto se no mi tende a cadere e come vedete così non va all'indietro, quindi vado un attimo all'indietro, lo porto al punto finale. Come succede per Edelkron, quando utilizzo lo slider sopra il cage, l'easy lock che hanno creato, ovviamente raddoppio la corsa, questo è naturale. In questo momento io posso mettere un punto dall'altra parte, l'altro punto, quindi vado a dargli due punti in questo caso, anche perché metterne tre, sì, potrei regolare la velocità, faccio la prima parte lenta, poi veloce, ma secondo me in un'intervista questa roba non serve a niente. Vado a farlo arrivare all'estremo, quindi all'altro punto, e gli vado a dare l'altro punto. Vado in play e vado in loop. Adesso lo slider farà avanti e dietro per tutto il tempo. Impostare sempre una velocità, quindi per percorrere l'intero binario ci metterà 16 secondi, quindi avanti e dietro in 16 secondi, come vedete diventa molto veloce ed è molto silenzioso, sentite? Non è assolutamente fastidioso, ma ovviamente possiamo gestire anche i timelapse e tutto ciò che serve per gestire un timelapse. Quello che possiamo fare è anche fare dei movimenti ad entrare, quindi vado a togliere quello che ho messo come punto, cancella. Ok, è andato in posizione e io adesso quello che posso fare tramite il jog che è sopra l'applicazione, posso andare a crearmi il mio movimento, quindi posso fare questo movimento ad entrare, posso fare questo movimento ad uscire e ovviamente attraverso, e qui arriviamo al dunque, attraverso l'utilizzo di un cavalletto, in questo caso vi faccio vedere questo che è quello della Peak Design che avete visto, se mi seguite su Instagram l'avrete visto, mi è arrivato in ritardo purtroppo causa le feste, ma questa è la versione in carbonio. Se tutto va bene uscirà una versione in alluminio con il mio loghetto qua sotto. Comunque quello che posso fare è aprire il cavalletto, quindi vado, questo ha 2, 3 e 4 stati, io adesso lo fermo così in modo tale che potete vedere bene quello che faccio, lo vado a chiudere un attimo e lo vado ad aprire tutto allo stesso modo, quindi 1. Io posso prendere il mio cavalletto, utilizzare lo sgancio rapido che è posto qui sotto, lo vado ad inserire in questo modo e quello che farò è semplicemente avvitare la chiavina, vado a bloccare, perfetto. Quindi io quello che posso fare è andare a creare, tirando su qui, tiro su leggermente, blocco
e vado a creare dei movimenti di slider diversi da quello che si può fare nell'uso classico, e vado a creare un movimento di slider ma con la camera che da un punto più alto va a scendere al punto, a un punto più basso. La uso tanto, e vi faccio vedere, anche insieme a questa ottica qui, questa, che è la Super Macro, vabbè, quello che è, non mi ricordo come si chiama, perché quest'ottica fa la differenza se ha dei movimenti ad entrare ed uscire, e quindi insomma questo slider mi ha permesso di realizzare diversi video, tipo quello che abbiamo fatto per l'Alfa Romeo, tipo quello che abbiamo fatto per Cupra, abbiamo fatto anche un brand che fa creme, insomma ci ha permesso di realizzare dei contenuti diversi, e senza lo slider sarebbe stato difficile. L'abbiamo usato anche durante un'intervista a tre, durante una finta live, e questo quello che faceva era andare avanti e dietro. Abbiamo messo degli oggetti di quinta e quindi faceva avanti e dietro. Molto semplice, molto, se vogliamo, pratico, perché comunque è molto pratico, l'applicazione è molto intuitiva, e non costa nemmeno tanto. Ovvio che dipende da cosa vi aspettate, perché se volete comprare uno slider motorizzato a 100 euro, poi avrete un prodotto da 100 euro. Questo non mi ricordo quanto costa, credo 500 euro, 600 euro. Vale la pena comprarlo? Secondo me sì. Questa credo sia la lunghezza più giusta, perché c'è anche più lungo, ma torniamo al discorso della scomodità, perché poi sto slider lungo, quando si muove, vi dà probabilmente fastidio. Io invece sono riuscito a usarlo anche in macchina e quindi insomma mi ha permesso di utilizzarlo senza problemi in tutte le situazioni. Questo è quanto. Fatemi sapere se vi può interessare un approfondimento sul cavalletto della Peak Design. Fatemi sapere se avete mai provato uno strumento del genere, se insomma vi interessa questo tipo di attrezzatura, perché tanti di voi mi diranno ma io uso il gimbal, giusto, ma non è la stessa cosa. Occhio a non confondere ciò che si può fare con il gimbal e ciò che si può fare con uno slider del genere. Finisce qui questo primo video di questo 2021 e ci vediamo prossimamente su Italia 1, canale 5, 34. Ciao a tutti. Girano i video di Aldo Ricci.